Si deve in qualche modo ricostruire un po' il contesto anni 60, anni 70, sia in Europa sia in Inghilterra, dove diciamo l'approccio critico alle questioni della società contemporanea si è trovato di dialogare in qualche modo con l'eredità marxiana, marxista. Dove chiaramente si dava, sto parlando degli anni 60-70, si dava molta importanza al motore economico per spiegare i fenomeni cosiddetti della sovrastruttura, cioè i fenomeni politici e culturali. Allora, quello che è emerso è che un po' dalla realtà quotidiana in Inghilterra in quegli anni, siamo parlando degli anni 60, no? Momento del sviluppo della cultura giovanile, la musica pop, così via, no? L'appropriazione della musica americana, afroamericana in Inghilterra, che è diventata anche un veicolo per esprimersi, no? Attraverso la cultura giovanile, tipo Teddy Boys e così via, Mods e Rockers e così via. Allora, il tentativo di spiegare questi fenomeni sociali attuali, cioè allora attuali, significa era impossibile che spiegare esclusivamente in termini di un certo determinismo economico, no? O, sì, va bene, si potrebbe dire che è puramente un altro esempio dell'americanizzazione della cultura europea, però allo stesso tempo c'è qualcosa di più complesso che emerge, perché anche se pensando solo alla musica si ha una situazione quasi paradossale dove, non so, nella seconda metà degli anni 60, per molti bianchi americani, la prima volta che hanno ascoltato la musica afroamericana blues, e quando fu importato da musicisti britannici e stati. Allora c'è già una complessità qui che va ben oltre nel determinismo economico, perché chiaramente quei suoni, presi soprattutto dalla cultura nera, dalla cultura afroamericana, da giovani bianchi in Inghilterra, cioè, già è un'indicazione della complessità culturale, una trasformazione, traduzione di queste, diciamo, ispirazioni che musicali, però non erano solamente musicali, però che servivano a loro di fornire la possibilità di esprimersi in modo di creare una certa cultura autonoma, sia rispetto alla cultura del proprio genitore, sia rispetto alla cultura americana stessa, no? Perché non si trattava puramente di copiare, ma in qualche modo di, come sempre in questi casi, di trasformare, tradurre queste ispirazioni in modo tale che erano in grado di dialogare, rispondere alle esigenze locali, no? La cultura inglese negli anni, o anche britannica, negli anni 50, fu una realtà molto grigia, no? C'era questa idea di dare colore alla propria vita prendendo questi modelli chiaramente forniti dalla cultura egemonica di allora, no? Americana, anche dal punto di vista economico, ovviamente, anche dal punto di vista culturale, però, però non solamente di copiare, ma in qualche modo di rielaborarli in modo tale che era in grado di rispondere alle esigenze immediate locali. Allora, tutta questa deviazione che ho fatto è solo per spiegare come l'idea di pensare criticamente alla società britannica contemporanea anni 60-70 emergeva questa idea della centralità delle culture, cioè è lì, anche se si tratta di fattori economici o politici, è lì nel tessuto della vita quotidiana c'è qualcosa che non può essere spiegato esclusivamente applicando un approccio economico, economistica, o un approccio esclusivamente politica, elaborato, non so, da un partito politico che pensa di essere in grado di rendere tutto trasparente alla propria volontà, no? Allora, da questa realtà, se vogliamo, quotidiana, emerge. E chiaramente qui, cioè, quello che emerge anche qui è interessante, c'è un certo incrocio, se vogliamo, tra una certa tradizione radicale sviluppata in Inghilterra negli anni precedenti, anche nei decenni precedenti, un po' un ambito più, se vogliamo, letterario,
c'era questa famosa, nota critica, Raymond Williams, che è stata, se vogliamo, una critica letteraria, però in cui lui ha insistito molto sulla centralità della cultura come realtà politica, parlando di pensare non alla cultura in modo come di solito si pensava allora sia in Inghilterra ma anche in Europa, no? Come la cultura come se fosse una cosa con C maiuscolo, no? Puramente l'arte, di elite e così via, ma più vicino alla, direi alle definizioni, se vogliamo, antropologiche, no? La cultura come lui chiamava whole way of life, cioè tutte le cose che costruiscono la vita quotidiana e così via, tutte le pratiche. E non squisitamente la logica simbolica, ma tutte le pratiche della vita quotidiana. Allora, e qui chiaramente troviamo, se vogliamo, un certo incrocio, un certo incontro non previsto tra questa tradizione che ha elaborato un dissenso con la propria cultura letteraria, che okay? In Inghilterra la cultura letteraria, ma anche in Italia, anche in Europa in generale, è quella che per certi versi ha sempre fornito la definizione della cultura, no? La cultura letteraria. Allora c'è messo qui un certo incontro tra quella tradizione rappresentata sia da Raymond Williams, c'è un altro, Richard Hoggard, che dava molta attenzione alla cosiddetta cultura popolare, non tanto cultura di massa, ma cultura popolare nel senso che sì, la cultura anche della classe operaia, ma prima della cosiddetta momento di americanizzazione. Però anche se il centro di studi culturali in Birmingham si andava ben oltre questa logica, perché dicendo che non si può pensare in termini di conservare una cosiddetta cultura popolare della classe operaia britannica dalle influssi della cultura commerciale che si chiama americanizzazione, bisogna ripensare tutto perché siamo tutti dentro in qualche modo, non c'è impossibilità di uscire fuori da questo, per cui dobbiamo pensare come elaborare prospettive, percorsi critici dall'interno di questa complessità che si chiama americanizzazione, però forse è meglio di parlare in termini di una certa la complessità della modernità che prende queste forme in certi momenti, in certe congiunture magari è rappresentata negli Stati Uniti, ma non è stato sempre così e non sarà sempre così. È così. Allora c'è questo incontro molto importante, appunto, da questo dissenso che è messo a intendere la cosiddetta cultura letteraria inglese e britannica, rappresentata soprattutto direi da Raymond Williams e la figura di Antonio Gramsci, cioè la lettura che si è cominciata a fare ai centri per gli studi della cultura contemporanea a Birmingham era chiaramente attirata dall'importanza, la centralità che Gramsci dava alla questione della cultura, non puramente come una, non è dove la cultura diventa anche il luogo, se vogliamo, dove possibilità politiche sono elaborate.